dico due notizie su Carlo e Andrea, cominciando da Carlo, che è classe 1956-53, scusami, ti volevo ringiovanire. 3 anni in meno. Fa comodo, non c'è più. Originario di Vercelli, Carlo vive però da moltissimi anni a Torino, città d'elezione che ha scelto nel momento in cui si è iscritto all'università. Ha lavorato diversi anni alla UTET, collaborando con il grande dizionario della lingua italiana. Carlo è un filologo, possiamo definirti così anche, linguista e filologo. C'è di peggio. C'è di peggio. Persona molto colta, ma anche una persona che ha scritto moltissimo nella sua vita, e non soltanto testi come il dizionario, ma testi poetici. Io vi cito solo alcuni dei suoi libri perché sono veramente tantissimi. Una città, edito da Manifattura Torino Poesia nel 2010, nel settimo anno, Genesi editrice Torino 2016, l'effimera commedia, che è uno dei due romanzi che ha scritto Carlo, di cui stasera... Poesia, e invece L'odore delle gambe delle donne, che è il libro di narrativa che ci presenta stasera, e di cui ci leggerà anche un breve stralcio. Andrea Gruccia invece, all'anagrafe Andrea Simone Appendino, quindi Gruccia sono parenti stretti, classe 1974, si è diplomato nel 2008 e ha dedicato la sua vita, si può dire, al lavoro, quindi è una cosa interessante secondo me segnalare con uno studio ad adulto. Io per esempio ho studiato da adulta e ci tengo a sottolinearlo, non tutti abbiamo un percorso lineare e quindi quando uno studia in età, diciamo, che non è più quella adolescenziale, fa sempre bene esprimere insomma questa cosa. Dicevo che Andrea è anche un artista, ha esposto opere fotografiche e pittoriche alla Galleria Accorsi e ha pubblicato nel 2016 la sua prima raccolta poetica, che si chiama Capelvenere, per Marco Sai Edizioni, di cui stasera ci leggerà appunto qualche testo, e nello stesso anno Il tatto delle cose sporche, che è invece il libro di narrativa. Prima di lasciarvi alle loro letture, vi leggerò io due testi che ho scelto di entrambi, che sono testi a cui io sono particolarmente affezionata e che mi piacciono molto. Peraltro, per un libro di Carlo, che è nel settimo anno, ho scritto anche la nota introduttiva, e quindi è un libro che conosco, e inizio leggendovi un testo proprio di questo libro, dedicato a un amore non corrisposto, si intitola Il respiro. Non so se i poeti del 200 scherzassero con tutto quel mancare il respiro all'apparire di Madonna. In generale, io non so mai se gli uomini scherzino. Certo, è uno scherzo l'abusato mozzafiato di pubblicitari e giornalisti, ma i poeti del 200 non so. Non so se è tutta letteratura e la vita è un'altra cosa. E se è sempre stato così, non ho idea, è una cosa che non comprendo. Ti ho vista fra due scaffali in un supermercato in Corso Tortona, alle 6 del pomeriggio di oggi, 9 novembre 2015. E ci siamo detti solo ciao, perché altro non vuoi da me. Ho sentito stringersi qualche cosa all'altezza del cuore e per alcuni secondi non sono riuscito a respirare. Poi, con un colpo di tosse, mi sono ripreso. Questa è la descrizione corretta, oggettiva, di quanto è accaduto. Non so se i poeti del 200 scherzassero, non so se è tutta letteratura quella che trovo in giro. Tu a me il respiro lo togli davvero, è un dato di fatto, ed è anche un problema reale. E questa era dal settimo anno. E poi vi leggo dall'ultimo libro, L'effimera commedia, sempre di Carlo, un altro testo che si intitola A tagliare le fette di brie. Non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Mi hanno fatto questa canzoncina il macellaio e il pescivendolo. Dice e sorride la ragazza seduta al ristorante pizzeria cinese con tre amiche. Lavora al banco di salumi e formaggi di un mercato all'aperto e racconta. Metto il banco alle 6:30 e alle 7:15 arriva già la vecchietta.
Mi dà un etto di cotto. Ma c'hai 80 anni, ma perché non viene a mezzogiorno? E poi vuole anche il latte. No, signora, il latte non c'è. Quello del latte passa alle 9. Ride. Ha il viso fine, i capelli lisci castani e le labbra sottili. Ce n'è che mi fanno sclerare. Poi il sabato che devo stare anche il pomeriggio non ne posso più. E allora certe volte urlo. Venghino, venghino, che c'è il salame bello. Così mi sfogo. Fai come se fossi al mercato, dice l'amica, e ridono insieme di nuovo. Ma al macellaio gliela faccio io la canzone, lui che taglia le fette di vitello. E davanti c'è un marocchino che vende la frutta, e alle 6 del mattino c'ha già la Moretti, quella da 66 cl. Sai, non sta mai zitto. Mi ha detto che è diventato padre, gli ho fatto i complimenti, e lui ha detto che no, che se l'era inventato, che bisogna inventarsi le cose per stare sul mercato. Poi, in tono più basso, la Miriam non ce l'ha più fatta, ha dovuto lasciare il lavoro. Lì, se non sei forte, scleri troppo. Il giovedì c'è quella delle magliette che mette il banchetto proprio attaccato al palo della luce e va avanti tutto il giorno a battere sul palo con una spranga di ferro. Forse, dice l'amica, per attirare clienti. No, no, lo fa, ribatte lei, per rompere i coglioni. Ridono e finiscono la cena. Io finisco la mia pizza, mi alzo, pago il conto, esco e canticchio nella mente. Non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Un poco innamorato, ma tranquillo. Salgo in casa per fare il mio mestiere, guardone e parassita. Le racconto. Questa era la voce di Carlo Molinaro e adesso vi leggo invece due testi di Andrea Bruccia, tratti appunto da Capo e Venere, molto brevi. Uno si intitola Linda. Linda, ad esempio, fiorisce ogni giorno, più volte al giorno, ed i suoi sorrisi diventano soffioni. E se ci soffiassi sopra, si sparpaglierebbero per la casa o per la macchina, o per quello che ci sta attorno. Più volte al giorno fiorisce, se la guardo, dentro di me, un soffione al cuore. Cinema. C'è un cinema da qualche parte, che proietta un film che dura da anni, e dentro ci sono persone vestite come allora. Qualcuno fuma perché non è ancora vietato. Uscite di sicurezza, tutto a norma. Semplicemente il film è stratosfericamente lungo e bello. Ogni tanto arriva l'odore della neve e qualcuno si sistema la giacca. Qualcuno sorride con un dente d'argento. Il film parla di una primavera sconfinata in cui si sono innamorati tutti assieme. 1000, forse 100, e qualche sussurro è arrivato fino in centro. Qualche volta ripenso a qualcuno che non ho più rivisto. E lo immagino là dentro, che si stira per stare più comodo, si toglie le scarpe, sulla pelle lo stesso profumo, nemmeno un capello fuori posto, la barba fatta da poche ore, e negli occhi lo stupore di una gioia intatta. Ho voluto iniziare la lettura io, perché vorrei dirvi due o tre tematiche che riguardano la scrittura di Carlo e Andrea, e volevo che aveste prima, attraverso i testi, la conferma di quello che vado dicendo adesso. Le scritture entrambe di Carlo e Andrea hanno al centro una tematica che non sempre è amata dai poeti, ed è l'amore. E in particolare al centro ci sono sempre delle figure femminili, più o meno reali, alle quali il poeta, come il poeta che noi conosciamo dalla letteratura scolastica, si rivolge. Ma il dato essenziale è che queste presenze, queste donne, sono sempre molto concrete, sono molto reali, sono persone conosciute. Vedete, vi ho letto una poesia in cui c'era una ragazza che vendeva il formaggio al mercato, quindi sono donne che noi possiamo incontrare tutti i giorni. E un altro aspetto della scrittura sia di Carlo che di Andrea è questa aderenza al reale. È una scrittura molto concreta, fatta di oggetti, fatta di cose che noi incontriamo nella nostra quotidianità, fatta di immagini scattate come piccole polaroid in una città che non sempre è ospitale. Quindi i loro testi sono molto legati alla città. E nel caso per esempio di Andrea, scoprirete che è anche si è appassionato alla botanica e quindi c'è una conoscenza non consueta di tutto questo mondo, e quindi sia le donne che la città spesso fioriscono all'improvviso, quindi questo è un altro tratto caratteristico. E in ultimo
nei testi di entrambi i poeti spesso si affronta il problema della sofferenza che deriva da un disagio emotivo e psicologico. Non a caso sono ben contenti di essere definiti artisti, perché pare che sia condizione comune agli artisti, di quale che sia l'arte, sia visiva che non, quella di essere particolarmente sensibili e anche nevrotici, lo vogliamo dire. Come più o meno tutti, ma in modo più evidente. Bene, ho parlato fin troppo, vi lascio allora alle letture. Mentre Carlo legge, Andrea ci farà un piccolo saggio delle sue capacità di pittore, e con quello che trova, cioè la bella in meglio perché non era preparato, era un'idea che ci è venuta qui sul momento, disegnerà qualcosa in relazione appunto a quello che sta ascoltando. Quando ci spostiamo di là, invece, Carlo prenderà la sua inseparabile videocamera e ci riprenderà mentre ascoltiamo la lettura. Carlo, ti lascio il posto. La poltroncina da lettura. Sì, che non dirò più cose su di me perché lei ha detto Silvia, e poi se capita di chiacchierare magari si fa, no, capirei leggendo in ordine. Sì, partirei con tre poesie dal primo libro di cui parlava appunto Silvio, cioè Nel settimo anno, libro di cui possiedo una sola copia che è lì, poi posso procurarne altre, quindi se qualcuno la vuole la può prendere. Sono tre poesie che però messe tutte insieme non fanno un sonetto, ci sono poesie molto brevi in questo libro, e queste sono una di 6, una di 4, una di 3 versi, quindi 6, 4, 10, 3, 13 non fanno un sonetto, manca uno per fare un sonetto. Ti perdoniamo. Non era l'intenzione fare un sonetto. Parto dalla più lunga. Sentito dalla cosa minima. In fondo la cosa minima che vorrei da te è assistere al tuo esistere. Poter scrivere la tua vita come il più amoroso e attento dei biografi. La seconda, il destino. Se il destino avesse un minimo di buon gusto, ci guiderebbe insieme nel posto giusto. L'ultima è solo 3 versi, petrarchiana. Torno talvolta a rivedere il prato ove le belle membra posasti nei volteggi di acro yoga. E con ciò abbiamo liquidato il primo libro. Ne leggo 2 dalle Fime alla Commedia. Le Fime alla Commedia è il libro più recente, in realtà anche quell'altro del 2016. Sono 2 libri usciti nel 2016. Il precedente era del 2011, quindi un busto senza, a parte un ebook uscito nel frattempo. Comunque, poi nel 2016 2 libri insieme. Questa, da questo libro, ma in realtà risale a qualche libro prima, ma mi piace leggere questa, tanto qui vedo prevalentemente facce nuove, quindi non ho tanto la preoccupazione di leggere quello che ho già letto, no? Perché tante volte siamo sempre i soliti 10 amici, allora pensano a questo, io l'ho già letto 8 volte. Qui vedo soprattutto facce nuove, quindi leggo questa poesia che fu scritta, insomma, non è che sia la preistoria, nel 2010 o nel 2009 forse. Leggevo poesie nudi nel letto dopo l'amore, è il titolo, ma poi anche il primo verso. Ti leggevo poesie nudi nel letto dopo l'amore. Non avevamo 20 anni, non era tanto tempo fa. Era oggi pomeriggio e avevamo più di 100 anni fra te e me. Ti leggevo poesie nudi nel letto. Non è un ricordo lontano perso nelle nostalgie. Era oggi pomeriggio, con un cielo grigio e azzurro mescolato dal vento e i colori vivaci sul terrazzo. Non avevamo 20 anni, non era un tempo lontano, era oggi pomeriggio, ed era la prima volta in vita mia che leggevo poesie nudi nel letto, tu la prima volta che qualcuno te le leggeva. E sono nudo al tavolo adesso che scrivo,
mentre tu sei quasi addormentata sulle lenzuola spaiate di due verbi diversi, recuperati insieme per questa casa che sembra di studenti squattrinati. È di oggi pomeriggio la luce sui coppi dei tetti, le mansarde di fronte abitate da slavi e magrebini. Se dico questo secolo, intendo dire il ventunesimo, il nostro. Nel Novecento non ti ho conosciuta, ma ora ti ho letto poesie per la prima volta nudi nel letto, le lenzuola spaiate di due verdi diversi, spinte via dalle gambe, fresche ancora del nostro sudore. Sto per dire che a volte gli amori sono anche ricambiati, e non è che poesie sono gli amori respinti, perché anzi, io... non si sa se sia meglio o peggio, eh? Per l'autore è meglio. questo non ha il minimo dubbio. Per la poesia non lo so, ma a me piacciono di più anche le poesie, perché amori ricambiati, non lo so, si fa quel che si può. Vabbè, l'altra che leggo da questo libro si intitola Un elenco, e mi piace leggerla qui perché mi sembra il posto adatto, non è che parli necessariamente di quadri o d'arte, però è proprio un elenco di cose, un elenco di cose viste in un certo modo che mi conciliano con la bellezza delle cose, e questo mi sembra il posto adatto perché queste cose possono essere colte da qualsiasi forma d'arte, sono le stesse che può cogliere il pittore, il musicista. Un elenco. Un filo d'erba che forza una fessura fra un muro di mattoni e una piastrella. Un'imposta socchiusa su una lampadina gialla. L'impression soleil levant di Monet. Il capolinea del tram 3. L'acqua che rimbalza in ruscelli sulla pila di piatti nel lavello. L'odore di foglie franciate sui binari. Un video porno di Angelica Bella. Il seme del piangere di Giorgio Caproni. Una scatola di quaderni vecchi, una foto di Valentina Fontanella, tre birro Bic non ancora perse in giro, la conchiglia con Venere del Botticelli, lo sbattere al vento di un lenzuolo steso e il suo profumo quando lo ritiro, le gambe accavallate di una piccola ragazza sul regionale veloce a Santià, la percezione di una libertà, gli occhiali appena puliti con lo svelto, il tuo sfilarti da una maglia azzurra, una lettera in buca giù nell'atrio. Remedios la bella in Garcia Marquez, l'ammorbidirsi della luce la sera, Eva in voli da Troyoga al Valentino, tu che studi la distanza delle nubi. Svegliarti piano alle 8 del mattino, le albicocche nella zuppiera blu, la canzone delle colombe di Guccini, un burlesque di Cerri e Carmilla, l'odore di catrame in via Pinelli, il disegno dello spinotto USB, gli uomini volanti di Magritte, i tuoi ricci ribelli, i silos alla stazione di Vercelli, il fine time Ikenos Isus di Saffo, il sorriso incrociato in Corso Francia e milioni e ancora milioni di bellezze commoventi, preziose, che guardate o non guardate, vissute o non vissute, si sciolgono nel tempo. Adesso su consiglio tu regolami, prendo delle tue lama. Comunque su consiglio di Silvia, perché io non sapevo che cosa leggere da questo, perché questo è un libro in prosa, una specie di romanzo, in realtà una successione di quadri, intitolato L'odore delle gambe delle donne. È un po' difficile da descriverlo, consiglierei di leggerlo. Comunque su consiglio di Silvia leggo questa mezza pagina, che è il capitoletto 76. Lo stato mentale di Enea Vash andava lentamente peggiorando. Imbrattare di parole il suo sogno, cioè la realtà, per poterlo raccontare, era forse un tentativo davvero troppo estremo e temerario. Le parole, sollecitate da un desiderio a loro estraneo e ignoto, reagivano schizzando fanghiglia su ogni splendore. Il linguaggio verbale è regola, è legge astratta. Non può che opporsi a ogni desiderio reale, concreto, corporeo, olfattivo.
Ma nel mondo governato dalla legge della parola, l'unica legge che può permettere la nascita della civiltà è la parola, il mezzo principale, se non l'unico, per congiungere persona a persona, per comunicare esperienza e conoscenza, per non essere soli. Tutto ciò che passa da un individuo all'altro è sterilizzato dal linguaggio verbale e adattato alla potenza e ai limiti del linguaggio che taglia via ciò che non può contenere, come un giardiniere taglia via i rami che escono dal profilo prestabilito di una siepe. Basta, come prova mi sembra che basti. Io ho un rapporto con il linguaggio di odio e amore, come penso un po' tutti quelli che lo usano, perché il linguaggio è la cosa che mi salva da quando sono nato. Io ho sempre scritto, non solo poesie, anche lettere, insomma, la scrittura è sempre stata una mia salvezza. Nello stesso tempo, forse anche proprio per questo, percepisco quanto è limitante il linguaggio nella sua schematicità, nella sua... è una gabbia dorata, forse una gabbia. Che faccio? Leggo ancora una poesia e poi passiamo a... Allora leggo... Leggo un'altra poesia, che questa l'amore è ricambiato, così vedi. Poi l'amore ricambiato, pensavo una cosa, che l'amore ricambiato può cessare in qualsiasi momento di essere ricambiato, perché non è tipo mollare, chiaramente. Il rifiuto anche potrebbe cessare in qualsiasi momento di essere rifiuto, però è meno probabile. Questo è sentito la Masse Noi. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa, quando la scrocco a mio figlio, e facciamo i lavoretti per pagare le bollette, e ti preparo colazione con il burro di soia, e troviamo le cose per terra, e ci baciamo, e guardiamo accendersi il campanile, e ceniamo a un'ora qualsiasi, con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo, e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi, e facciamo l'amore, e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis, la poesia, e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani, e ci diciamo gli odori, e ci diciamo gli altri amori. Ma se noi... la casa è piena di scatoloni, e lo yogurt del discount da 1 euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore, e ci addormentiamo nudi, e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi, tu... Tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa? Tu sei la regista? No, stavo pensando che siamo tanti. Ci saremo. Proviamo. Proviamo. Dai, proviamo. Andrea, dov'è? Qui? No, di là. Li facciamo muovere. Così almeno... come linea espressiva, sai, non sempre il mezzo pittorico, no? Chiamiamolo pittorico, no, quello è, diciamo, la scrittura è molto in prospettiva, non va solo così, infatti quasi è una... però è anche in cui c'era questo progetto di fare queste cose. Però effettivamente mi sono messo a fare gli acquari, gli acquari, va bene. Poi al allora Andrea, la parola a te, tu ci leggi.
qui dentro invece sono quasi tutti amori inventati e quindi ci sono riferimenti a cose, a persone, perché ho detto un anno che avevo la possibilità di pubblicare le poesie e avevo bisogno di una musa e quindi in realtà ogni tanto ho sempre queste figure mentali che arrivano e mi chiedono di scrivere di loro. E molte volte scrivo di loro, non scrivo delle figure reali, non so perché. Comunque. Inizierei da questa che è, diciamo, neutra. Piccoli amori. Siamo ostaggi di giganti, il cielo, il sole, la luna, tutti giganti. Siamo formiche stanche. Ci ameremo dopo tutta questa stanchezza, con tutta questa infinita stanchezza. Ci cercheremo ancora. Siamo stati case con mostri, ci baceremo già sbranati. Noi non ci libereremo mai davvero. E così ti vedo ogni tanto, tra le faglie di brutto, bella come il bianco terrificante. Conviene amarci, ci conviene. Quando ci amiamo, i titani si quietano. I giganti dei mari tornano negli abissi. Quelli della notte piangono e si rifugiano in altre notti. Si scioglie un dolore da qualche parte nell'universo. Un fiore scagiona una depressione. Un prato di viole chiude la bocca a quello che la natura ricrea. Quando ci amiamo, educhiamo la natura, corrotta dai titani. Dobbiamo essere a loro pari, noi amori piccoli, siamo alla pari dei giganti. E qua si spiega che alla fine, quando si è innamorati si guardano le stelle, però siamo sì un po' piccoli. L'amore però si fa, è uno scudo contro queste forze insidiose. C'è il silenzio. Sì. Poi direi questa che è un po' più strana, cioè per caso non lo vedo. Sei più bello di un uomo. Questo è sicuro. C'è sì, io ho un po' difficoltà a, diciamo così, a, insomma, a parlare con le donne per complimenti e così dico facendo dei pasticci. Invece bisogna fare, corteggiare. Al di là del corteggiamento bisogna fare. Sì, no, ma io ho dei corteggiamenti che durano 10 anni e nel frattempo loro si sposano. Io sono spezzato. 20 anni, il corteggiamento più lungo 20 anni, è ancora in corso. Non mollare. No, ma sono tenace, purtroppo è quello. Quindi direi, leggiamo una mano. Questa qua è una poesia più avanzata, è poesia. Vorrei leggere il tuo libro all'incontrario, per dare alle parole un senso diverso, perché è successo che un giorno qualcosa è andato all'incontrario. C'è uno zero anche tra le lettere, la lettera muta, che si mette tra le parole e poi va dentro le idee. Diventa difficile pensare. Una lettera che niente a certe persone. Tu sai che è così, che siamo quelli pieni di zeri. Ingigantiamo una sola parola nell'altro infinito. E quell'altro infinito, secondo me, è quello dove c'è tutto. Insomma, ed è bello. Questo ci legge anche una storia di quelle in cui le donne finiscono. Questa qua è la ragazza che creava delle ere mosche, perché mi piace, sto anche lavorando sulle nuove cose, pensare alle lettere come alle parole come delle cose vive che possono manifestare la loro energia e anche dire loro, possessarsi insomma di vita propria. La ragazza che creava le ere mosche le vide la prima volta dentro un negozio di frutta. Ero in coda dietro di lei. E prendo anche un chilo di pere, disse. E due ere mosche caddero sul pavimento, come due piccole conchiglie verdi a forma di R.
Io ne raccolsi una, la misi in tasca, assieme alla castagna indiana. Ti dice faccia bene per il reumatismo. Grazie, arrivederci! Trotta così il perivendolo. Oltre un tintinnare di R, ne uscì fuori bella come la betulla con la gonna. Era estate. Comprai quello che dovevo comprare, raccolsi le altre due remosce. E mi avventurai per tutta l'estate in cerca di lei. Quell'estate fu burrascosa, ma avevo tre R a forma di foglia che attaccai all'albero disegnato sul muro della mia stanza. Una betulla simile a lei. Fu dopo una tempesta di sabbia rof che trovai altre due remosce, fuori dalla biblioteca comunale. Entrai e lei era seduta. Stava leggendo un dizionario di sinonimi contrari, mentre il cielo sputava sui vetri la furia di tutti i mari. Così presi un libro di Rodari e mi sedetti davanti a lei. Leggeva dietro i suoi occhiali e io dietro i miei. La timidezza non mi fece dire nulla, ma accarezzai le sue R nella tasca. Mentre leggeva bisbigliando, il mare smandrappava alghe marine sui vetri. Che tempo di merda, sbuffò. E la R cadde sul tavolo, girò un po' su se stessa e rimase lì. Eh già, risposi, ma ero felice. Avrei voluto che non smettesse mai di piovere alghe, almeno fino a sera, perché lei profumava di genziana, un profumo strano, ma rassicurante. Se vuoi ti posso dare il mio ombrello. Era uno strano modo per corteggiare, lo so. Ombrello, già il mio, grazie. E altre due R verdi lucenti caddero nelle sue labbra come piccoli biscotti. Poi si alzò, andò verso l'uscita. Ed io aspettai un po' prima di andare, per non essere preso per uno stalker. Intanto raccolsi altre tre remosce da aggiungere al mio albero. Il cielo stava vomitando un metro di alghe e anche un pesce sega proprio davanti alla fermata del bus. Povero pesce martello, dice una voce nel turbus. Era lei. Mi sedette accanto e parlammo molto. Non ci accorgemmo di aver fatto due giri completi, da capolinea a capolinea. Ero verde di aria bellissima. E a un certo punto trovai il coraggio. Credimi, credo di essermi innamorato di te. Lo credi o lo sei? Lo sono, ne sono certo. E da allora gli alberi si disegnarono all'interno di me, per tutte le sue remosce che in silenziose mi cadevano dentro. E poi volevo leggere un pezzo di questo che in realtà invece qui è tutto reale, anche se sembra molto più surreale di questo. E parla di arte, cioè c'è l'arte vista in maniera un po' particolare. Cioè, come se non posso fare una domanda, fino a che punto può essere oscena l'arte, no? E poi non so proprio dove andare oltre, se no non ne vivo neanche una coppia. Cioè, mi sono provato proprio al limite. Ma è stato bello pensare, cioè, nel senso che io ho la mia idea, e quindi secondo me l'arte è osare. E quando si osa, poi le cose, insomma, più che altro l'arte è la verità, è avere il coraggio di dire quello che si pensa. E a volte non è quello che pensano gli altri, comunque. È così. Giulia si è addormentata accanto a me. Si è messa su un fianco, ha solo le mutandine. Fermo il desiderio di penetrare da dietro. Mi scosto per farla riposare. Per distrarmi immagino noi sulla spiaggia dei Rimini, a mangiare gnocchi fritti, con un cameriere che fa spola tra il ristorante e noi. Mangiamo cose che piacciono a lei, cozze, sushi grandi come materassini gonfiabili, vino, birra, Coca-Cola. E poi immagino che dopo pranzo andiamo su un'isola artificiale, sita in mezzo al mare, a forma di foglia di ninfea, fatta di materiali biocompatibili e costruita per noi da Renzo Piano. Trasportati da un peschereccio che fa da spola tra la terraferma e l'isola, ci porta quel che chiediamo, compresi dei cotton fioc. Giulio con l'anellino mossa dal vento, la nostra pancia che sborda dal costume, mentre brindiamo baciandoci con la bocca, piena di champagne. Attorno a noi cavalli bianchi in corsa, noleggiati per l'occasione. In cielo un elicottero, o meglio, uno stelicottero, che fa da spola tra le stelle filanti. E vecchie tessitrici con le spole ci tessono i sogni filanti, mentre ci aggrovigliamo in volo, issati da corde di un set teatrale su una nuvola densa, come una sagoma stampata in cui metterla nella sua posizione preferita.
quella in cui apre le dita, mentre mi urla in bocca e chiude gli occhi, e io tengo aperti per ricordarmene. Ma forse è la mia posizione preferita, e mi addormento a bocca aperta. Boh, sono immagini che... tutto pazzo. Però ho cercato un po' dei quadri metafisici, però non mi ricordavo neanche io che era così questo. Ogni volta cambiano, perché comunque... devo dire qualcos'altro. Sì, fai ancora qualcosa. Ah, sì, vabbè, facciamo ancora qualche cosa. Cioè. Allora. Anche le pause sono così, anzi, soprattutto in questi contesti. Vorrei leggere questa storia. Ah. Mi piaci perché parli al mio fegato e mi fai stare nella tua pancia. Se mi sfiora una spalla, tutti quegli organi interni non hanno più un nome. Vorrei dedicarti versi alti, ma non mi ispirano gli endecasillabi quando il tuo corpo è così vicino. Questa nave di parole è una cozzaglia inutile, come l'estate questa nelle piazze. Il tuo odore prende quello che definisco poesia e lo ridimensiona a livello degli spaghetti spezzati. È così terreno la poesia, quando è così vicina muore dentro. Posso solo accarezzarti con le mani migliori che ho. E poi leggerei questa, che è anche un raccontino strano. La ragazza che perde il parquet. L'architetto Le Corbusier creò una gamma di misure armoniose, applicabili universalmente all'architettura e alle cose meccaniche. La mia vicina di sopra, quella che cigola ansimando, applica questa teoria. Ogni tanto fa cadere qualcosa di pesantissimo e allo stesso tempo crea armonia. Deve avere una palla da bowling di piombo sul comodino, che ogni tanto cade. La prima volta pensai fosse crollata un'ala del palazzo. I palazzi hanno ali di calce e gli struzzi, ma quando perdo il parquet a notte fonda mi rasserena, mi fa ricordare quel quadro, i pelatori di parquet. Una ragazza che perde un parquet è sempre una meraviglia, deve essere un disturbo compulsivo da ordine e simmetria, a forza di pellare, lucidare, un giorno la soletta diventerà una sottiletta, me la ritroverò sudata e sporca di trucci sul letto, anch'io un parquet. Le dirò che può continuare, anzi le aiuterò. Arriveremo a quel maledetto nodo di Arman che un vecchio radomante trova nel punto esatto in cui dormo. Quel ramoscello di salice si picchiava tra le due mani. Era un radomante di professione. Lo chiamavano per sapere dove scavare i pozzi, in posti impensabili. Aveva 80 anni, quindi non dico cazzate. Troveremo quel nodo, lo pianeremo e guariremo dalle nostre geopatie. Ok. Citofono. Tu lasci un segno, un battere di ciglia, che più mi innamoro di te, delle tue piccole ombre, più l'universo ti assomiglia. E non c'è differenza tra il tuo tamborellare di dita sul tavolo e una pioggia nella Namibia, tra il nostro accovacciarsi e la deriva dei continenti. Ci allarghiamo quando ci avviciniamo, come l'insenatura di due fiumi. Facciamo frescura in questa città rumorosa, che di notte ritira le braccia dietro i nomi dei citofoni. Siamo come il canto di uccellini che non si vedono e senza chiedere il permesso passano. Non sono i soldi. Sono i tuoi capelli, rimasti sul cuscino, il tuo disordine naturale, che scalda come termosifoni il mio declino. Sei tu che metti le mani in quel modo. Sembri sapere qualcosa di me. Non sono queste piastrelle nuove, sono i nostri spazzolini vicini, la tua voce che ritorna e mi accende un riparo. Un sassofono suona quando dormi, suona la mia notte, la tua calma. Rondini se mi appoggio alla tua pelle, persiane d'aprire per cambiare l'aria, quella buona che arriva dal fiume,
un sugo per due, mezzo vasetto di miele, il rumore della doccia, dell'acqua che ti scroscia sui piedi e sembra che pulisca anche a me. Ma dobbiamo andare, uscire, il tempo metterà all'asta i nostri ricordi. Direi che a questo punto potreste leggere un paio di testi ciascuno e ci salutiamo. Senti, io leggo ancora un paio di poesie da questo libro che è più recente e poi magari una o due inedite. Dicevo prima Andrea dei lunghi corteggiamenti, sono una specialità in cui anch'io nella vita sono stato abbastanza in gamba, arrivando a dei record abbastanza notevoli. In genere il mio problema con le poesie è che sono più legato a figure reali che poi a volte anche si incazzano certe volte, le figure reali invece sono spesso più nelle figure etere, poi sono più... No, pensavo che lui prima ha detto che si parla di stelle, ma si è molto piccoli, e io scrissi, questa è relativamente affezionata perché è la prima poesia che scrissi per una donna, per una ragazza, e parla di stelle in un certo senso, si intitola Stelle vicine. Non mi intendo del cielo, riconosco costellazioni ogni tanto, per caso, una che so è la cintura d'Orione, l'ho ritrovata subito in tre nei che hai fra seno e seno, tre puntini in fila verticale che si inclinano scendendo giù dalla parte del cuore. Se con la mano li sfioro, scommetto, ti si increspa la pelle. Queste stelle le amo meglio che quelle del cielo, perché le posso toccare col dito se tu permetti, e loro mi rispondono. Questa la scrisi circa 9 anni fa, tutt'oggi lei non ha permesso. Però non si sa mai, nel frattempo anche lei ha fatto 2 figli. Come dice sempre Silvia, non bisogna scendere sui dettagli reali, lo so che... torniamo. Per me è un po' una sfida stare, cioè per me il legame con la realtà, non so se lo faccio apposta, se lo potrei fare diversamente. Sì, ma ci deve essere, lo dichiariamo così. Lo dichiariamo che sappiamo che c'è. Allora, ne prenderei ancora una da qui e poi qualcosa di... Prendiamo quelle cose di un pochino più leggero. Una che ho già detto un sacco di volte, però qui appunto non c'è niente, qui c'è un sacco di gente che non la conosce. Si intitola Le nude. Perché mi guardi con quella faccia? Lo so che tu la conosci già. Vedere ragazze seminude o nude, belle ragazze seminude o nude che danzano nude o danzando si spogliano, o seminude giocano in luci e colori in un locale con musica e gente, o nude giocano a pallavolo su una spiaggia naturista, o nude posano per un fotografo, è bello, non rompetemi le palle. Non rompetemi le palle con i vostri discorsi volgari, maschilisti o sussiegosi, femministi, che in questo caso, è curioso, no? Vanno a parlare allo stesso dispregio. Non rompetemi le palle. Dire che queste cose fanno schifo perché anche la TV di Berlusconi le fa è come dire che Dante fa schifo perché anche Bondi le poesie le fa. Belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, è un patrimonio dell'umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare. Affascinava 8.000 anni fa, finché c'è vita affascinerà. E la ragazza che lo fa,
io la guardo con vasta gratitudine, aggiunge al mondo un tocco di splendore, ruba un poco di luce contro il buio vorace che noi tutti attende con il suo sogghigno stronzo. Vedere ragazze seminude o nude nell'armonia del corpo in movimento è bello, non rompetevi le palle, né rompetele a loro. Guardatele piuttosto, e se siete fortunati baciatele, e anche fidanzatevici, purché, dopo fidanzate, non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude, se avete quell'idea, piuttosto astenetevici. Vabbè, è una poesia impegnata, perché parla della libertà, della gelosia, cioè, insomma, molto complessa e impegnata, e anche civile, direi. Vabbè, concludo con due poesiole, una inedita, così, visto che ho fatto cose un po', anche un po' di qualche anno fa, questa invece è stata scritta 3-4 giorni fa, non parla d'amore, parla proprio del linguaggio, il linguaggio è la mia ossessione, perché il linguaggio è un amore né ricambiato né non ricambiato, il linguaggio è un amore ricambiato, nel senso che in fondo è la cosa che amo e che mi ha sostenuto anche un po' per tutta la vita, ma nello stesso tempo è sempre lì quella sua totale insufficienza, perché non si vive certo di parole, non si vive di poesie, non si vive... Quel romanzo, L'odore delle gambe delle donne, è proprio tutto dedicato a questo, infatti veramente una palla, è dedicato a questo, cioè al fatto che fondamentalmente l'odore delle gambe delle donne, ma poi per estensione qualsiasi altra sensazione di quel tipo nel linguaggio non passerà mai, e quindi è tutto un fallimento. Questa si chiama glottomachia. Siamo generati dal linguaggio, sono io generato dal linguaggio, suggerisce la filosofia. Ma se io sono generato dal linguaggio, perché mi nacque una nascita animale e mi ucciderà una morte animale, per nulla diversa dalla morte di un gatto, di un insetto? Il linguaggio è un inganno provvisorio fra il muto vero del nascere e il muto vero del morire. E per questo suo inganno abominevole io lo odio, il linguaggio, lo riduco a vile strumento, lo uso per cercare odori, orgasmi, estasi eterne, quanto il muco da cui sguscia il feto, quanto il fetore della putrefazione, quanto la meraviglia della vorace voglia di un coito, di un colore. E lui odia me. Lo odiamo da sempre. Lui sa che ho bisogno di lui, dei monconi di senso che pendono dalle parole come da rami secchi, frutta guasta, ma necessaria. Io so che ha bisogno di me, che senza la mia carne e il mio sangue cesserebbe all'istante, come un film sullo schermo se manca la corrente. Lotto come una bestia, ma vorrei perdere in fondo. Vorrei che esistesse un verbo astratto, scarnato, dissanguato, fuori dal ciclo di gorghi e polluzioni, un luogo dove salvare gli amori. Ma a generare il linguaggio protervo fu un bollire di miasmi, fu un breve alzarsi umile di steli da un fango. Nessuno vince, finiremo, finiamo. L'ultimo un goccio d'acqua. L'ultimo è una poesia dedicata a Torino, in fondo un po' anche alla fuga. La fuga è un concetto fondamentale, che da qualunque parte si vada si fugge da qualcosa e si va verso qualcos'altro da cui poi sempre comunque si fugge. Anche tra le poesie è una fuga, ma tutto lo è. Probabilmente banale, Dio, un banale Dio. Do un goccio d'acqua perché sennò... Arrivo! È proprio in versione... Versione Bellina Geisha. I miei sogni dell'immaginario maschile. La mia compagnia rimane. Una volta facciamo il contrario. Va bene, sì, giusto.
abbiamo fatto già una cosa sperimentale al balconcino con due amici, una cosa di burlesque, per fare una cosa rivoluzionaria, hanno voluto spogliare me, ma ti assicuro che il risultato non è stato è molto meglio quando si spogliavano loro, questo non c'entra, di varia. Questa poesia si intitola Piccola Torino, ma parla soprattutto della fuga. Fuga, fuga, scrittore in fuga, quel cranio fracassato a porta palazzo, dolcezza di agrumi, su camion da Sicilia, oppure odore capri, anacapri, carri, anacarri, cardinali. Addolcite con prati verdi, aiole, linee austere, palazzo madama e madamine corrusche con le acchiaie interminabili, malati terminali, agonia di granchi, nelle umide casse al mercato del pesce, bianche trombe, scosciate majorette, dalla collina in primavera e fluvio d'erba cipollina con matte castagne, d'autunno viale Tovez, Salesiani, albergo a ore con cioccolatini mattutini, quando Corso Regina, nero e giallo come il culo di una vespa, punge e muore, sotto il tailleur metamorfosi a rovescio, la farfalla si imbruca e si inlarva e si ignora la signora sul 16 che sfreccia nella cosiddetta feccia senza torinesi a bordo. Era un dolce ricordo, una sera in Corso Bologna l'amica non resisteva più e accovacciata, rimboccata, smutandata davanti a un Fiat Fiorino fa pipì ed è superga del festante coro, lascia un nuovo decoro ai castellani buoni che osservano lo spazio che si incurva dalla mole giù giù fino ai murazzi luccicanti di scagli e roteanti luci azzurre con profumo di lustre conchiglie da cui Venere incompresa nasce al prato di via Artom con saggezza di condom, al meglio che non coglie nessun film per via Roma griffata di stronzette, l'angoscia è un'onda immonda che lo afferra e lo circonda minacciosa. E gli manca qualcosa, Torino laboriosa, Torino volontaria, che toglie anche l'aria. Amore mio, l'amore è sempre un gesto inconsulto, talvolta anche un insulto. Torino che non svela, Torino che querela, Torino è una candela precaria. Quando il sole la pulisce quasi più non riconosce le sue luci intubate nel falso, cortese, galante, gentile, dura e fredda col guanto, col fucile, col torbido dei preti, con la disperazione dei poeti e delle troie annegate in buonismo e cioccolate da baratti scandalosi, fra parenti fastidiosi e inquietanti presenze d'eminenze, mimetici avvocati, annotati annotai, bottegai, arricchiti, analfabeti, devoti, ma soffia un vento che consola, intermittente, arginando il terrore lungo un viale ossidato d'argento, fottuto di tristezza, seduto su una panca di piazza Statuto, dove tutto sembra chiuso, si riapre, si scioglie, all'improvviso sorride, lo accoglie, così riprende fiato, così grato di gioia, riprende la fuga, la fuga, la fuga. Poi per chi volesse portarsi a casa i poeti, no fisicamente, ma i loro libri, sono in vendita. Andrea, vuoi salutarci con... Chiedevo lui se ci facciamo un regalo, certo. Se ce ne può leggere ancora... No, ma non la vedesse, un altro. No, se voglia, se vuoi. Sì, no, per me se... se volete voi, sì. Sì, è possibile, dobbiamo fare qualche minuto. Perché... Ti dico, dall'altra sala è piaciuto molto. No, no, quindi... no, comprare, sì, scusami. La prima responsabilità. No, ha avuto molto gradimento. Mi interessa ascoltare ancora. No, sì. Beh, allora faccio una. Grazie. Per carità. Beh, faccio questa che è un pezzo un po' forte con i punti, visto che prima siamo andati molto sull'amore, però mi siedo, va. I piedi con i confondo. L'ho scritta dopo l'attentato di Parigi del Charlie Hebdo, però poi non c'entra neanche con quello. È una forma di preghiera. Dollaro Dio, crepa per noi. Allah Dio, crepa per noi,
Euro, Dio, crepa per noi. Yahweh, Dio, crepa per noi. Potenti di tutte le religioni, crepate per noi. Potenti di tutte le banche, crepate per noi. Santi criminali, crepate per noi. Beati imbecilli, crepate per noi. Maschio Dio, crepa per noi. Vergine Dea, crepa per noi. Arcangeli delle armi, crepate per noi. Troni e dominazioni, crepate per noi. Sacri Vangeli del potere, crepate per noi. Epistole dell'ipocrisia, crepate per noi. Timore nostro, crepa con noi. Vigliaccheria nostra, crepa con noi. Sia vituperato e maledetto in ogni momento il nostro umile e inutile lamento. Porco, porco, porco è il potere re dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della sua gloria. Ci danna, ci danna, ci danna uccidendo ogni sogno. Agnello di Dio, sgozzato in ogni parte del mondo, non avere pietà di nessuno. Agnello di Dio, sgozzato in ogni parte del mondo, togli a noi questa pace di morte. Figli nostri, che state sulla terra, riprendete il vostro nome, abbiate la vostra libertà come in cuore, così nelle mani. Cancellate ogni debito e fate che a nessuno manchi il pane quotidiano. Cadete nella tentazione di liberarvi dal male. Vivete ogni amore. Non possedete altro mai che la vostra meraviglia. Amen. Molto più realista. E io mi tuffo nel fondale del fiume che passa accanto al mio letto, come protagonista del film L'Atlante, che si tuffa disperato nella Senna, tenendo gli occhi aperti per vedere il volto della sua amata, ed è Rebecca a sorridermi. Anno dopo anno gli aeroplani passano sopra il negozio con la stessa rotta, stessi mattoni, stessi palazzi, stessi murales, mentre le sponde del tempo si sgretolano e i sogni cadono dentro un oceano muto. Mi darò in passo solo un amore vero, vivrò nel suo intestino per non guardare ogni sera quel faro accecante e terribile puntare ai miei occhi come un cecchino. Rebecca era riuscita a farmi amare Torino. Erano tutti gentili quando uscivamo insieme. Nelle passeggiate con lei osservavo compiaciuto l'invidia di alcune passanti. Quando scompariva nella terra delle dee per portarmi la testimonianza di qualcosa di diverso, ed emergeva tornando a casa con un peccato pieno di dolcezza. La stessa Torino, piena di artisti, piena di nebbia, e l'altra di feticisti e fachiri che amavano farsi calpestare dalle donne, frustrati, uomini ammestrati, la Torino dei venditori e compratori di sogni allo spiedo e di un fottio infinito di esibizioni locali, gente a gruppetti, chiusi come branchi, dentro o fuori la movida, persone sole, disposte a pagare qualsiasi forma di affetto, immerse in un venerdì da scaricare in qualche modo, anche davanti a una chat roulette e nei profili fake dei social network. Cose che, prima di conoscerla, cercavo di evitare. Questo sottobosco di cultura intellettuale mi sembrava una tana di volpi, l'anticamera di solitudine egoista. Sembravano tutti affamati più creativi, paroline scelte per incensarsi, autocelebrarsi, finti come i loro saluti. Cosa avranno da scrivere poi? Il loro finto malessere, pronto ad arpionare una nuova idea creativa, vuota come la loro conquista. Avevo tagliato quegli amici vicini, con cui avevo condiviso ideali artistici, dei quali mi sarei aspettato presenza e conforto, ma avevo salvato Rina e pochi altri per la loro totale ignoranza in materia. Arroganza, cattiveria, presunzione. Dovevo punirmi, dovevo ripulirmi da quella condizione in cui avevo perso la voglia di innamorarmi e di creare. Ero rimasto intossicato, intossicazione acuta di umanità. Qualcosa era sprofondato nella mia essenza, trovandola bella. Questo... come dissocio da quello che è romanzo. E invece qua parla della mia gemella. E qui si vede la mia schizofrenia.
Dentro di Scout i sogni si sciolgono come cristalli di neve negli occhi. Fare la spesa a Lille mi fa sentire un sottoprodotto del genere umano. Ma un giorno, davanti ai banchi frigo, sotto la brezza dell'aria condizionata germanica, vidi un'insegna che diceva così: anime gemelle ribassate a 9,99 euro. Erano semi di un barattolo di vetro, che secondo le scritte sulla confezione avevano qualità eccezionali. Sul pacchetto c'erano dettagliate fotografie sulla genesi di queste creature, che se nutrite e accudite a dovere, sarebbero diventate persone vere in 2 settimane. Solita pubblicità ingannevole, come le scimmiette di mare, larve di artemie saline. Arrivai a casa a spacchettare la confezione. La tenna a temperatura ambiente, come scritto nelle istruzioni. Parlai tutti i giorni a quella pallina bianca immersa nello stuzzone di vetro. La scaldavo con le mani, ma quella pallina di muco in una settimana divenne soltanto un po' più grande. Bella fregatura. La gettai nell'organico e me ne dimenticai per giorni. Un pomeriggio, durante una pennichella, qualcosa mi toccò le spalle. Rimasi immobile. «Sono la tua anima gemella!» «Ya!» Sgranai gli occhi. L'efficienza tedesca mi aveva regalato un sogno. Mi girai e vidi la cosa più rivoltante che avevo mai visto. Una laura di krill di 80 kg, seduta a mio fianco, con quelle braccine uncinate che si muovevano a scatti e 2 palline nere sporgenti, tra lunghe baffe di cardina gialla. Un bolo verde pulsava in quello che doveva essere il suo cuore. Gridai, ma lei per difendersi aprì le zampe e la sua bocca divenne un rostro pronto a impalarmi. Disse di nuovo: «Sono la tua anima gemella, ya!» Non parlava dalla bocca, ma dalle fessure squamose che aveva sui fianchi. Corsi nel ripostiglio. Mi ricordavo di avere una confezione di DDT del 1939, comprata al mercatino dell'usato, e me lo spruzzai tutto sulla testa. «Muori, bestiaccia!» Cadde stecchita. Anima gemella. Me la caricai sulle spalle e la riportai a quel maledetto supermercato. Trovai una fila di persone con quei cosi legati sulla macchina o fatti a pezzi. Davanti a me una ragazza era venuta in bicicletta e aveva legato il suo mostro sul portapacchi. Stava piangendo. Buttai la mia larva sull'asfalto e la ragazza bellissima uscì dalla bicicletta e mi guardò negli occhi e disse: «Sono vegana, non ho mai ucciso nessuna creatura con quella faccia». Una faccia. Fu un colpo di fulmine. Vista la situazione risposi: «Tu non hai ucciso nessuno. Quelle creature non hanno una faccia, nemmeno una coscienza. Sono aborti kafkiani, viva i vegani». Ci abbracciamo in un disegno del destino alquanto bizzarro. Non facemmo nemmeno una denuncia formale. Il libro si scusò regalandoci una smeragliatrice eccentrica e un set di dischi abrasivi con cui sistemammo una mensolina a porta basilico per il nostro monolocale. Sono passati anni. Anni vuol dire 20. Cosa era proprio portare l'altro giorno per quella? Ma tu sei bello uguale, hai le stesse proporzioni del numero aureo. In ogni punto tu aurei, nel taglio dei capelli, il tuo collo, nel modo di camminare, con il passo insicuro, e uguale dolcezza. Mi parli di acqua micellare, purifichi la pelle, ti chiedo consigli. Tu ridi, sei vecchio, dici. Il mio è un numero argenteo. Mi si sta argentando il viso. Al cambio vali più tu. Al compro oro tutto il mio peso non vale una tua unghia. Maledetta luce, al buio valgo di più. Alla calcolatrice, alla matematica. Dobbiamo fare i conti. I numeri sono più spettati delle lettere. Per questo creo plotoni di parole. Butto cannonate di ovvietà ai numeri che avanzano. Prendiamo uno stadio di zeri, sono numeri già bucati. Gli zeri sono ruote che corrono davanti a te, diventano nulla, coriandoli. I numeri non distinguono la poesia, la costruiscono, e tu ne fai parte. Che facciamo? No.
Sì. Ancora un'altra? Ancora un'altra e poi... Poi lo stai contando. Ma sai con quelli fanno le... No, sì, grazie. Dobbiamo andare a comprare... Una... Come dire, aspetta. Vabbè, il cardatore, un po' la cosa che... Ho fatto un corso come cardatore di lana. Praticamente si tratta di far uscire la lana dai materassi vecchi per metterla poco a poco sul caldo e pettinarla con i denti di ferro di questo strumento fino a renderla morbida, morbida. Purtroppo non ci sono più materassi di lana, ma è pur sempre un mestiere. Al posto della lana cardo i capelli delle signore. Ho una saletta, anche ho messo un divano da psicanalista e ho tagliato il poggiatesta incastrandoci il cardalana. Oggi ho cardato i capelli di Fatima. Come funziona? Ha detto appena entrata. Guarda, è semplice, ti distendi su quel lettino, appoggi la testa lì come da un parrucchiere e poi ti cardo. Il resto l'hai letto, no? Spero che con la cardatura tutti i miei nodi vengano al pettine. Insomma, ho letto questo sul Debian, ha aggiunto, tutta precisina, educata. Bella da fare male. Hai detto anche il lato B del Debian? Mi ha risposto di no. Ne ero sicuro. Le foto sono applicative. Cardarsi i capelli è un atto di sacrificio. Te li sentirei strappare. Non credere che basti una sola cardata per trovare i tuoi nodi. Fatima si è guardata intorno. Il mio diploma di cardatore appeso alla parete. E le specializzazioni in greggi di pecore dal peggio. Io l'ho letto il lato B. Se bella vuole parire, vorrei guarire da alcune mie fisse, ecco. Sono venuta da lei per sentirmi libera di urlare. Pensavo fosse sottinteso. Fatima si è distesa. Ho preso i suoi capelli lunghi tra le mani, come pasta fresca, appena fatta in casa. Li ho posati tra gli aghi duri e arrugginiti del cardatore. Alle prime oscillazioni del basculante, Fatima ha stretto solo un po' i denti e gli occhi. I suoi occhi stavano cominciando a sciogliersi, a gonfiarsi. «Sta uscendo un nodo, spingi!» ho detto cercando di infondere coraggio. «Minchia che ansia!» ha urlato. Era un nodo veramente bastardo, grosso. L'ho afferrato per un braccio e l'ho spinto fuori dai suoi capelli. Ho preso quell'uomo nudo per i polsi. «Non scappare, brutto nodo di merda!» gli ho intimato. «Fabrizio, ancora tu! Lasciale, Fabrizio, è una storia complicata!» Ho lasciato Fabrizio, che lo vedessero tra di loro. Hanno cominciato a parlarsi. Quando restano questi nodi vado sul balconcino del mio studio e tiro l'aria di carta al balconcino di fronte. Quando entrano in casa la signora di rimpettaia rimane sempre stupita. Ho sbirciato dei vetri, i due si stavano baciando, ho fatto partire il tassametro. Sono pur sempre un professionista. Bene, grazie a Carlo grazie. E ad Andrea, grazie a voi per l'ascolto. Inizio, trovate... Andate via subito. No. Secondi, vi firmate i libri se li volete e poi vi salutiamo il 4 febbraio.